Un saluto grandissimo a tutti quanti. Oggi sono qui per rispondere alle vostre domande che avete fatto al contest della scorsa settimana Question Answer. Ne sono arrivate tantissime, le abbiamo selezionate e sono qui pronto a rispondere. Allora Elisabetta, devo dire che il luogo più che persona a cui mi ispiro di più è il posto dove sono i posti, i luoghi dove sono nato. È parte del mio essere, la mia terra, la mia identità, e quindi da quello, dai colori, dalle atmosfere, dalle tradizioni anche che abbiamo giù in Sicilia, traggo sempre molta ispirazione e mi ispiro moltissimo, ecco, a tutto questo. Ce ne sono tantissime e devo dire che la più forse commovente, che sono sicuro che al primo ascolto, ecco, mi escono le lacrime, è il Nessun Dorma della Turandot. Beh, se potessi far tornare qualcuno dal passato, mi piacerebbe molto parlare, perché no, anche cantare con il grande Luciano Pavarotti. Per me è davvero un mito, è una persona a cui mi ispiro tantissimo e da cui traggo davvero tanto tanto, dalle sue interpretazioni, dalle sue interviste, dal suo modo anche di vivere la musica. Beh, le difficoltà non mancano, ci sono state, ahimè sono sicuro che ci saranno sempre, perché fanno parte di qualsiasi percorso. Però devo dire che ho sempre capito, fin da piccolo, che la musica era una passione che andava sviluppata, che andava ben oltre un po' i miei obiettivi come hobby. Quindi diciamo che l'ho voluta approfondire e chiaramente le difficoltà ci sono state e ci sono, ma è bello superarle e sapere che è un mestiere che amo fare, che quindi nonostante gli ostacoli provo ad andare avanti e a vivere di questo. Se potessi tornare indietro nel tempo, più che consiglio, eviterei magari strade sbagliate o più che altro persone che non hanno voluto credere in me e che hanno semplicemente un po' giocato con quello che è sempre stata la mia passione. Ah, cara Giulia, questa è una domanda molto bella, molto anche difficile, perché da quando ho iniziato a cantare, e poi adesso soprattutto dopo X Factor, e quindi un po' il raggio di persone è aumentato, e ricevere il feedback, ricevere un po' tutte le bellissime sensazioni, le bellissime emozioni che la mia musica provoca è inspiegabile. E davvero sono tantissime le persone che ogni giorno mi ringraziano, mi scrivono. Io rimango sempre un po' inerme, quindi non so in realtà come giustificare questa cosa. E quello che provo è proprio tanta emozione e tanta gratitudine, perché per me è poi come se fosse uno scambio. E quindi è davvero inspiegabile ed è una sensazione bellissima. E senza dubbio vincere X Factor, quindi il 14 dicembre è stato il giorno più bello e più importante, ha segnato un inizio ed è stata un'emozione unica che non scorderò mai più. Il messaggio è sempre quello, è unico, è un messaggio vero, sincero, è un messaggio che molte volte non va spiegato a parole, ma avviene attraverso la musica. La musica veicola mille messaggi e quindi attraverso le parole di una canzone, attraverso le melodie, attraverso qualsiasi forma artistica, deve passare un messaggio positivo, ed è quello che aspiro più di tutti e quello in cui mi impegno nella mia musica, nella mia produzione. Mi piacerebbe che le persone, la gente che mi segue, che ama un po' la mia musica, si ricordasse di me
per quello che sono realmente e in realtà proprio per la bella musica che può arrivare. Quindi spero innanzitutto di fare una bella carriera e veramente, come dici tu, di trascorrere un bel po' d'anni e quindi avere un bel po' di esperienza alle spalle, ma soprattutto ecco, di lanciare, di mandare un messaggio che sia sempre d'aiuto, che sia di sostegno, che sia anche di compagnia, perché la musica è anche quello. Grazie infinite ragazzi per tutte le vostre domande che avete scritto, vi prometto che le leggerò tutte quante. E ho scelto fra tutte queste che oggi a cui ho risposto una che mi ha particolarmente colpito ed è quella di Giulia Scordia e come premio da contest manderò un video sul suo Instagram. Grazie mille e ci vediamo prestissimo. Ciao!